Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura di Mauro Pons, pastore alla chiesa di Pinerolo. Care sorelle e cari fratelli, iniziamo il nostro culto di questa mattina con la lettura di un salmo. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti oderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei stato mio aiuto e io esulterò all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te per seguirti e a tua destra mi sostiene. Ma quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Padre Celeste, ti benedico e ti ringrazio, poiché tu mi hai chiamato alla vita e mi hai donato il senso della bellezza della tua esistenza, in cui io posso rispecchiarmi, anche se sono piccolo, brutto, in difficoltà. Ma allo stesso tempo tu mi ami. E allora non posso che innalzare le mie lodi a te, che mi hai collocato nella tua creazione, che mi hai dato la grande speranza della vita che si rinnova nel tuo figliuolo Gesù Cristo, grazie alla forza del tuo spirito che vive in noi e nel tuo creato. Amen. Lode all'Altissimo. Yeah.
Questa domenica ci lasceremo guidare nella riflessione sulla parola di Dio da una piccola storia che riguarda un giovanotto, figlio di un grande re, che inizia, dopo un momento di grande difficoltà, come spesso accade quando c'è una successione di potere, il suo percorso andando a offrire un sacrificio a Gabaon. E mentre trascorre la notte, sente una voce che gli si rivolge e gli dice: a Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. È con stupore che questa voce risuona nella mente e nel cuore del giovane Salomone, così come probabilmente questa voce risuonerebbe con la stessa meraviglia e lo stesso stupore se noi fossimo capaci di ascoltare la voce di Dio che ci viene incontro. Certamente, noi conosciamo la parola di Dio, la frequentiamo nella nostra lettura delle scritture antiche, ma questa richiesta così esplicita, così chiara, dimmi che cosa vuoi, forse noi non ce l'aspetteremo, perché normalmente siamo noi che chiediamo a Dio qualcosa. Chiediamo la ricchezza, la salute, chiediamo il potere. Così come è accaduto a Gesù, che fu tentato nel deserto dal diavolo, da colui che lo voleva separare dal suo padre e che appunto gli propone ricchezza, forza e potere. Quello che ci stupisce è quanto accade in Salomone. Ecco le sue parole. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Dunque, questo uomo a cui è offerta la possibilità da parte del Dio di Israele di chiedere qualsiasi cosa, si limita a chiedere un cuore intelligente per un servizio che deve offrire al popolo di Israele. Cuore intelligente, cuore che parla di un sentimento. Il cuore è la sede dove noi, in passato e ancora oggi, riponiamo il nostro amore, il nostro affetto, tutto quello che riguarda la dimensione della nostra emotività. Noi offriamo il nostro cuore alla persona che amiamo, offriamo il nostro cuore per i nostri amici e in alcune occasioni il nostro cuore ci spinge anche a fare dei gesti, delle azioni, non dico eroiche, ma di grande empatia e di grande amore nei confronti del nostro prossimo o della prossima che incontriamo sulla nostra strada. Non so se noi avremmo il coraggio di chiedere un cuore intelligente, eppure siamo sollecitati a fare una richiesta a Dio. Infatti, nel Vangelo di Matteo, nel Sermone sulla montagna, ci viene detto di chiedere. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Noi non sappiamo esattamente che cosa pensava Gesù. Egli dice: chiedete e vi sarà dato. Noi
con qualche difficoltà riceviamo quello che chiediamo. Non sempre quello che noi chiediamo lo otteniamo da Dio. Spesso dobbiamo passare attraverso delle prove, delle esperienze e magari otteniamo delle cose che non abbiamo chiesto e dobbiamo fare i conti con questo dono inaspettato, improvviso. Qualche volta siamo frustrati, qualche volta siamo delusi, come dei bambini che aspettavano un bel giocattolo e che invece si ritrovano con una piccola soddisfazione, magari un dolce. Salomone sa che cosa vuole. Vuole essere un uomo capace di servire il proprio popolo. Forse quello che noi dovremmo imparare è a chiedere a Dio qualcosa che ci dia un cuore intelligente, capace di analizzare, di comprendere, per servire la nostra Chiesa, là dove c'è bisogno di doni che pure lo Spirito di Dio diffonde in mezzo a noi e che devono trovare la loro espressione più chiara, più evidente nella nostra comunità, appunto al servizio della parola di Dio, al servizio dell'evangelizzazione, al servizio della vita della Chiesa. E allo stesso tempo forse dovremmo anche accettare che quello che possiamo ricevere in un cuore intelligente è la capacità di stare in un mondo che ha bisogno di una giustizia, che è una giustizia che ci travalica, che viene direttamente da Dio, una giustizia che porta pace, che porta comunione, solidarietà, una giustizia che costruisce una comunità che sta ben al di fuori della comunità della Chiesa e che deve crescere per diventare una comunità in cammino verso un mondo più giusto. Un mondo dove ogni persona abbia riconosciuto la propria dignità, i propri diritti e dove ci sia la possibilità di convivere insieme. Che cosa potrei chiedere io oggi? Chiederei semplicemente quello che dice Matteo, la possibilità di accedere a quel regno di Dio che Gesù all'inizio del suo ministero ci annuncia come un regno vicino e che Matteo rappresenta attraverso queste due immagini. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di grande valore se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Thank you.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci esporre a tentazione, ma liberaci dal male. Perché tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli e nei secoli. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese a cura del pastore di Pinerolo, Mauro Pons.